Perché è importante essere qui oggi? È importante perché direi che forse, anche se ci sono stati degli eventi precedenti in cui i competence center si sono presentati, ma oggi direi che è la presentazione ufficiale, perché bene o male tutti noi abbiamo ricevuto i decreti di concessione dei finanziamenti, quindi possiamo dire che siamo veramente in partenza. Bene, come sono andati questi primi mesi di avvio allora? Su che cosa avete lavorato? I primi mesi di avvio sono legati sostanzialmente a quelle che sono le prime attività, quindi l'apertura delle partite IVA, l'aspetto del conto corrente, ovviamente tutti i concorsi che riguardano anche le assunzioni. Noi ad esempio abbiamo concluso da pochissimo l'assunzione del direttore generale e poi ci siamo avviati anche per cominciare velocemente a bandire i progetti di innovazione tecnologica, innovazione quindi ricerca e sviluppo sperimentale, che è la parte, direi, tra le parti più importanti del piano Impresa 4.0. Abbiamo poi avviato anche tutta una serie di attività che riguardano la progettazione, l'implementazione delle live demo, alcune delle quali sono già operative perché sono all'interno del nostro partenariato, altre che sorgeranno nei prossimi mesi. E in più abbiamo ovviamente sviluppato l'attività principale, che è quella di dare una sede al nostro Competence Center, che è ovviamente a Venezia, presso la Fondamenta San Giorgio. Quali saranno adesso i prossimi step nel futuro immediato? I prossimi step, come accennato anche precedentemente, sono legati da una parte alla costruzione delle live demo, che ci porterà via ovviamente almeno un annetto di tempo, poco meno di un anno di tempo, ma soprattutto partire velocemente con i progetti di innovazione, ricerca e sviluppo per le imprese. Le imprese si attendono molto da questi progetti e quindi noi vogliamo essere operativi da subito. Contiamo di poter emanare i nostri bandi già prima della fine dell'estate, anzi direi che se le cose vanno bene per fine giugno, metà di luglio dovremmo essere già operativi con i bandi. Quando pensate di fare l'inaugurazione ufficiale? Beh, l'inaugurazione ufficiale direi che è quasi già avvenuta, non faremo un'inaugurazione ufficiale, inaugureremo piuttosto la sede quando saremo operativi al 100% e le diverse live demo in giro per le regioni, perché noi le live demo non abbiamo una live demo, abbiamo tre live demo, una per regione, e quindi quando inaugureremo le live demo ci sarà l'inaugurazione ufficiale di quelle live demo. Il Competence Center è già partito, le aziende ci possono contattare quando vogliono perché ormai siamo operativi, siamo in grado di dare loro supporto nei tre assi fondamentali dei Competence Center, che sono l'orientamento, la formazione e i progetti di ricerca e innovazione tecnologica.